La parte difficile dell'esercizio viene adesso. Abbiamo visto che il sistema slitta e si muove a destra perché l'attrito non è sufficiente a tenerlo fermo. Allora la domanda era di modificare l'allungamento della molla, cioè in pratica modificare l'intensità della forza elastica in modo tale che il sistema rimanga fermo e non slitti più. La prima cosa da capire è se questa forza elastica deve diventare più intensa o più debole. Se noi aumentiamo l'allungamento della molla, la forza elastica diventa più intensa e cresce sia la componente parallela verso destra, sia la componente perpendicolare. Ora, già il sistema slittava a destra perché vinceva questa componente parallela sulle altre due forze a sinistra. Se ora noi aumentiamo la forza elastica e aumentiamo in particolare questa componente parallela, il sistema apparentemente slitterà ancora di più a destra. Tuttavia è anche vero che aumentando l'allungamento della molla aumenta anche l'intensità di questa componente e questa componente farà aumentare anche l'attrito. Quindi per un verso è vero che aumenta questa componente e il sistema tenderà a scivolare ancora meglio, ma aumenta anche quest'altra componente e l'attrito aumenterà. Viceversa, se noi riduciamo l'allungamento della molla, diminuiscono entrambe le componenti, quindi diminuisce la componente orizzontale della forza elastica e quindi magari il sistema resterà fermo perché questa componente che tirava verso destra diventerà più debole. Tuttavia si ridurrà anche la componente verticale, la componente perpendicolare e di conseguenza si ridurrà anche la forza d'attrito, perché l'oggetto è premuto con meno forza contro il piano. Quindi non è immediatamente facile capire se la forza elastica va resa più intensa o più debole per far restare fermo il sistema che invece tende a muoversi. Tuttavia intuitivamente si capisce che in realtà la forza elastica deve diminuire. Infatti immaginiamo una forza elastica molto più debole. Questa componente si riduce sensibilmente e allora l'attrito neanche serve più, perché già basta la forza da 4,9 N a contrastare questa componente nel caso in cui sia molto ridotta questa componente orizzontale della forza elastica. Quindi già si capisce intuitivamente che la forza elastica andrà diminuita. Andrà diminuita di poco, non di molto, perché l'attrito doveva dare 12,1 N e soltanto per poco non riusciva a dare quei 12,1 N, perché l'attrito massimo era appena meno 11,7 N. Quindi già capiamo che questa riduzione di forza elastica dovrà essere piccola. Per risolvere il problema ragioniamo di nuovo con il tiro alla fune. La somma di queste due forze deve essere uguale a quest'altra, che però adesso non vale più 17 N, perché abbiamo detto che la forza elastica noi la dobbiamo ridurre, quindi si riducono entrambe le sue componenti e quindi le componenti diventano incognite. Perciò l'equazione è questa, che la somma della forza di attrito statico e di 4,9 N, eccolo qui, deve essere uguale a questa componente qua. Ma questa componente non è più da 17 N, invece la calcoliamo come visto prima, quindi forza elastica seno di 32 gradi. Infatti avevamo visto prima che la forza elastica componente parallela era la forza elastica per il seno di 32 gradi. La forza elastica è la nostra nuova incognita, non è più 32 N, perché noi abbiamo detto che dobbiamo ridurla, quindi la forza elastica diventa la nostra incognita. Inoltre c'è un'altra differenza rispetto a prima, e cioè la forza d'attrito statico dobbiamo richiedere che sia massima, perché ci mettiamo nelle condizioni di distacco dove questa componente si è ridotta e il sistema rimane ancora fermo per miracolo. Quindi siamo al momento del distacco e l'attrito è chiamato a dare il massimo. Perciò abbiamo a sinistra la forza d'attrito statica massima più questi 4,9 N, quindi queste due forze che tirano a sinistra, uguali alla forza che tira a destra, che non è più 17 N, ma è la forza elastica nostra incognita per seno di 32 gradi. In realtà l'incognita forza elastica sta anche dentro la forza d'attrito statico massima,
che infatti si calcola il coefficiente attrito statico 0,25 per la forza normale. La forza normale abbiamo visto prima che è la somma della forza peso, 19,6 N, più l'altra componente della forza elastica, cioè la forza elastica perpendicolare. Ma sarebbe sbagliato qua scrivere 19,6 N più 27,1, perché questi 27,1 N era il valore precedente, ma adesso non saranno più 27,1 newton la componente verticale della forza elastica, perché abbiamo detto che la forza elastica si riduce, va ridotta, e quindi sarà di meno di 27,1 newton. Questa componente qua, forza elastica perpendicolare, la calcoliamo con il coseno, forza elastica coseno di 32 gradi, come avevamo infatti ricavato prima. La forza elastica perpendicolare è la forza elastica, che ora è incognita per noi, per il coseno di 32 gradi. Quindi, riassumendo il calcolo dell'attrito statico massimo, dobbiamo moltiplicare il coefficiente attrito statico per la forza normale. La forza normale è la forza peso 19,6 N, più questa componente che non è più 27,1 N, ma è forza elastica, la nostra incognita, per il coseno di 32 gradi. La situazione la vediamo riassunta anche in questo disegno. La nostra incognita è questa, la forza elastica, che non è più 32 N, ma è di meno. E le due componenti si trovano con seno e coseno di 32 gradi. Scriviamo dunque tutta questa equazione sostituendo al posto della forza d'attrito statico massima l'espressione che abbiamo appena calcolato. Quindi 0,25 per questa parentesi è la forza d'attrito statica massima, più 4,9 N è questa forza qua, quindi abbiamo l'attrito statico massimo più 4,9 N, vuol dire sommiamo queste due forze. Uguale, dall'altra parte abbiamo forza elastica seno di 32 gradi, che è la forza elastica parallela, cioè questa forza a destra. Quindi le due forze a sinistra uguali alla forza a destra, e questo è il tiro alla fune in pareggio. Questa è un'equazione di primo grado dove compare l'incognita forza elastica. Eseguiamo adesso soltanto calcoli algebrici per ricavare l'incognita. Dal punto di vista fisico il problema ormai è risolto, nel senso che abbiamo impostato l'equazione che risolve il problema. Dobbiamo soltanto fare i calcoli e trovare il valore della forza elastica. Diventa un problema di algebra, di matematica. Quindi facciamo questa moltiplicazione, 0,25 per 19,6 otteniamo questo valore, 0,25 per coseno di 32 gradi otteniamo 0,212 per FE, più 4,9 N lo ricopiamo, poi moltiplichiamo la forza elastica per il seno di 32 gradi che fa 0,530. Ora lasciamo tutti i termini senza l'incognita a sinistra, quindi 4,9 N fa 9,8 N, questi due, e portiamo i termini con le incognite a destra. Perché scegliamo di portare l'incognita a destra? Perché questo numero 0,530 è maggiore di 0,212, quindi quando portiamo questo termine a destra otteniamo un valore positivo, cioè 0,530 meno 0,212. Cioè portiamo a destra perché questo numero è più grande di quest'altro. Quindi il risultato finale sarà un valore positivo. E raccogliamo la forza elastica. Quindi raccogliamo a fattor comune, dobbiamo trovare questa forza elastica. Perciò facciamo la formula inversa, forza elastica uguale, e questa parentesi che fa 0,318 la portiamo a dividere qua sotto. Quindi questo 9,8 N diviso 0,318. Il risultato è 30,8 N, che è esattamente quello che ci aspettavamo, cioè ci aspettavamo una forza elastica leggermente minore di quella di prima. Prima era 32 N, adesso è 30,8 N. Anche l'allungamento sarà leggermente minore di quello di prima. Per calcolare l'allungamento uso la legge di Hooke, faccio la formula inversa, mi calcolo l'allungamento nuovo con la forza elastica diviso la costante elastica, e trovo infatti leggermente meno di 1,6 cm iniziali, trovo 1,54, circa un centimetro e mezzo.